Buonasera. Abbiamo l'onore questa sera, il piacere, di avere con noi Gennaro Nunziante. Gennaro Nunziante, scrittore, sceneggiatore, regista di film quali, per citarne qualcuno, Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado e Il vegetale. Tutti con record incassi al cinema, record che poi hanno segnato proprio dei nuovi limiti al botteghino per quanto riguarda il cinema italiano. Io ti porrò alcune domande per lanciare dei temi, dopo tu divaghi come più ti fa piacere. Il titolo del meeting di quest'anno è Nacque il tuo nome da ciò che fissavi. Gennaro Nunziante, cosa fissava e cosa fissa? Vabbè, buonasera innanzitutto, perché io, forse ne parlavamo anche prima quando abbiamo pranzato, io la verità è che quando ero ragazzino pensavo che tutto il mio mondo sarebbe stato il mio quartiere, anzi non il mio quartiere, il quadrilatero dove io abitavo. E quindi pensando che avrei condiviso tutta la mia vita solo con quella gente, mi fissavo loro, cioè passavo le mie giornate a guardare i miei vicini, ad indovinare cosa avrebbero fatto, chi usciva prima, la signora che sbatteva il panno, come l'avrebbe sbattuto, e ad ascoltare le voci. Quindi io ho passato questo pezzo importante poi della mia vita a pensare che tutto l'universo fosse quello, che io avrei vissuto solo per quello, e quindi a fare di ogni persona, di quelle persone là, una persona per l'eternità, cioè sarebbe stata una persona che avrei frequentato fino agli ultimi giorni della mia vita. Non è stato così, perché chiaramente poi sono partito, sono andato via, ma lo è stato mentalmente, perché mi sono portato loro sempre dentro di me. Quindi io ho sempre osservato l'altro, ma non mai con uno sguardo di giudizio, per carità, cioè, ma sempre con curiosità. Cioè, quindi io non ho mai tolto gli occhi dagli altri, cioè ho sempre guardato gli altri, sempre in questa forma di grande occasione, di grande opportunità, no? di conoscenza, di conoscere, e di trovarci sempre qualcosa di bello, di interessante, di utile. Quindi ho passato buona parte della mia vita a guardare le altre persone. Adesso siamo andati a vedere la mostra di Toni Vaccaro, è così, è un piccolo dettaglio che però ti richiama tante altre cose, e quindi quello poi ho fatto nel mio cinema. Ho sempre raccontato le persone che più mi stuzzicavano, ecco. Poi ti ripongo una domanda. L'altro giorno è stato su questo palchetto Christoph Zanussi, e allora il nostro amico Beppe Musico di Sentieri del Cinema gli ha fatto una domanda e gli ha detto questo meeting è sullo sguardo, sul tema dello sguardo, del guardare, no? E il cinema è guardare, è uno sguardo. E Christoph gli ha detto: ma io più che uno sguardo credo sia un discorso, un racconto. No? E lui, differenziando da questo, sottolineando l'aspetto del contenuto e di qualche cosa da dire. Beh, forse lui si riferisce a qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza. I nostri sguardi possono essere degli sguardi consapevoli o inconsapevoli. Ad esempio, buona parte dei miei sguardi di quando ero ragazzo erano inconsapevoli, cioè guardavo, mi arrivavano degli stimoli, ma non codificavo.
quando ti arriva la consapevolezza, quello sguardo diventa più maturo, guardi l'altro con un'altra proprio idea, identità. Il cinema per me, più che un discorso che già fa diventare tutto un po' troppo cervellotico, io credo che tutto parte da un'infanzia. Cioè noi abbiamo una specie di ricchezza o povertà genetica a seconda dell'infanzia che abbiamo passato. Se in quei primi anni della tua vita sei stato, tra virgolette, toccato da qualcosa di bello, di grande, di conseguenza tu lo saprai passare. Se sei stato invece toccato da un dolore, il cammino è un po' più difficile. È un cammino nel quale prima hai rabbia, e infatti si fa anche un cinema di rabbia, si fanno anche canzoni di rabbia, perché è un percorso, anche la rabbia. Io dico sempre che la bestemmia è preghiera detta male, finché poi non arrivi a una preghiera, finché non arrivi all'amore, cioè quindi c'è un passaggio. Io credo che il DNA di ognuno di noi si basa su quei primi anni di vita e diventa una specie di eredità di tutto quello che farai poi nella vita. Ecco perché ho sempre avuto a cuore l'idea che i bambini devono essere una specie, siccome l'UNESCO mette sotto protezione casa mia, qualsiasi cosa, passa lo spaghetto di Gragnano, i bambini sono la vera protezione, cioè una tutela del futuro, perché se già da piccoli riconosceranno certe cose sarà più facile realizzarle da grandi. Per me quello sguardo ha sempre rappresentato un senso di amore nei confronti degli altri. Voglio raccontare questo episodio per capire un po' anche quanto ero cretino, perché buona parte delle cose che a me sono capitate, io le ho capite a distanza di anni. Tra l'altro Otello sa che io sono partito il 23 luglio per venire al meeting, invece il meeting era il 23 agosto, però, come dire, sono organizzato. Un viaggio lungo. Come non è proprio l'organizzazione il massimo della mia vita. Quando ero ragazzino, mio padre perse il posto di lavoro e quindi rimase disoccupato per un paio d'anni. Io avevo 6 anni, vi lascio immaginare, in casa eravamo 5 figli, e mio padre cominciò a fare tanti altri lavoretti, tipo andare a casa delle persone, di persone a pulire i mobili, a lucidare i mobili, aggiustare le tende, queste cose qua. E io capitai un giorno che, sapete, un bambino vuole aiutare il papà a portargli la borsa del lavoro, degli attrezzi, e io volevo apparire, come dire, efficiente. Quindi, papà, ti porto. E quindi andai con lui a casa di questi signori, me li ricordo ancora, Savarese. E era una casa lussuosa, cioè proprio, questi veramente, era gente ricca, ricchissima. E mentre mio padre lucidava questi mobili, questa signora Savarese, insomma, io capivo che lei sapeva di noi, che eravamo gente che aveva bisogno, e quindi mi portò in cucina, mi fece assaggiare un pezzo di torta, e dopodiché, anche quando mio padre finì, mi invitava sempre a casa sua: se vuoi studiare vieni qua. E diventammo, come dire, cioè diventò una specie di seconda casa. E io capivo che chiaramente era un modo per aiutarci.
a distanza di più di 20 anni, quasi 25 anni, io un giorno sono andato a casa dei miei genitori a trovare mio padre e mia madre e venne fuori l'argomento: ah, ma ti ricordi i signori Savarese? E mio padre disse: certo che me li ricordo, come no, la signora Savarese non poteva avere figli. E io in quel momento capii che la sua non era misericordia, ma la nostra era consolazione. Cioè lei non provava misericordia per me, era una consolazione continua tra me e lei. Lei non poteva avere figli e io ero un ragazzino. Quindi quanto è importante la consapevolezza di uno sguardo, la codifica di uno sguardo, no? Il cinema serve secondo me a questo, a raccontare questo dono che hai ricevuto e a trasmetterlo a qualcun altro. Per me questo è tutto quello che può servire, dono e ringraziamento. La vita può chiudersi anche a questo. Visto che non siamo in molti, abbasso anche un po' il volume. Allora, hai fatto solo film di successo. E allora, ci dici per favore l'elemento segreto dei tuoi film per cui, cioè, tutti noi li vediamo, li rivediamo, sono visti, sono molto visti e non stancano. E hanno tutti, appunto, avuto un incredibile risultato. Se tu dovessi sintetizzare la formula del successo dei tuoi film. Piacciono a me. Non devono piacere a voi. Se piacciono a me, piaceranno a voi. Abbiamo tutti lo stesso gusto. No, non lo so se è lo stesso gusto, ma è la stessa sensazione di non essere presi in giro. Se io scrivessi per voi, vi direi scrivetevelo e fatevi voi il film, perché devo lavorare io, fatevelo, se vi piace. Io penso invece una cosa completamente diversa. Se non diverte me, se non piace a me, ma perché deve piacere agli altri? E quindi, come dire, contro tutte, potete immaginare, le volontà produttive di mercato, dove bisogna sempre intercettare il gusto, perché? Cioè, è un lavoro, tra l'altro uno si deve alzare la mattina presto per intercettare il gusto, invece io preferisco alzarmi un po' più tardi e avere solo il mio gusto. È un lavoro successivo, è ulteriore, è un macello. Quando tu intercetti un gusto, secondo me, tra l'altro poi c'è da dire un'altra cosa, ammesso pure che tu vuoi intercettare un gusto, ma il giorno dopo è già cambiato, quindi è una specie di rincorsa, cioè è un lavoro incredibile, pretende 2-3 vite, io non ce l'ho. A me piace una cosa e la realizzo come piace a me, deve avere degli ingredienti che piacciono a me e pretendo una cosa soltanto, che mi riesce naturalmente, credetemi, mi riesce naturalmente, quella di far star bene le persone insieme. Cioè la ritualità, quello che il cinema è come forza, è il fatto che voi immaginate, voi solo al cinema e in chiesa trovate oggi una fluidità sociale, perché al cinema vi siedete accanto a uno che non sapete chi è, può essere più ricco, più povero, più importante, meno importante, straniero, e stessa cosa succede in chiesa. Già nelle scuole non succede più, perché il classismo ha prodotto le sezioni buone e le sezioni meno buone. A teatro i costi, ahimè, impediscono spesso a molte persone di andare. Il cinema c'ha questo vantaggio che con 7 euro un'ora e mezza la passo volentieri. A me piace quell'idea lì, cioè a me piace quel vedere la ritualità. Tra l'altro io non ho mai visto i miei film al cinema. Io, c'è mia moglie che dice vabbè che venga a fa, perché io quando vado al cinema a vedere i miei film
vedo voi, cioè mi metto dall'altra parte, perché? Perché mi piace vedere dove io avevo scritto, se ci sono corrispondenze. E mi diverto moltissimo a trovare le corrispondenze, queste cose qua. Però il piacere più bello di questo lavoro per me è proprio veder sorridere. Guardate che è una cosa, cioè ti apre l'anima vedere 200, 300, 400 persone in una sala, ridere tutti insieme, stare bene, condividere una cosa piacevole. Ecco, quello credo che sia, tra virgolette, una specie di mio intendimento, ecco. Allora, queste domande dureranno l'incontro circa un'oretta, no? Abbiamo anche dei filmati che hai selezionato, che dopo ci introduci. Io ho altre domande che mi sono preparato, però se avete domande prepariamo anche un microfono, che magari qualcuno di voi vuol fare anche qualche domanda. La cosa che ti chiedo è, guardando alcuni tuoi film, la cosa che mi ha sorpreso è che ti sei permesso e vi siete permessi battute anche poco politically correct, no? Su bambini ammalati, sull'omosessualità, sulla politica, temi che generalmente ti attirano. E allora, come si fa a ridere di argomenti e temi senza essere violenti? Perché l'altro elemento che è, c'è l'ironia, ma non c'è mai la violenza sul tema o il personaggio. Forse fa parte anche di un altro degli ingredienti possibili del successo, non lo so. Però io ho sempre fatto una scelta nei film che ho scritto, di raccontare le mie ipocrisie, non le vostre. E provo a spiegarne il motivo, che è unico, le conosco meglio. Le vostre non le conosco. Le conosco meno, le mie ipocrisie le conosco perfettamente, le so proprio, le so individuare anche a distanza. E quindi quando tu realizzi un film dove, a dispetto di un certo cinema che ha questo indice puntato sempre sull'altro, tu quest'indice lo metti contro di te, scatta un meccanismo nel quale voi non siete chiamati a giudizio, ma sono io stesso a giudicare me. E quella cosa lì ti permette di poter aprire un mondo di battute, di quel che vuoi fare. Perché? Perché chi sta dall'altra parte comprende che l'unico al quale tu stai massacrando sei te stesso. Quindi la differenza di quando, e il pubblico la comprende questa differenza, quando ti arrivano quei film che ti vogliono fare la morale e quando tu invece quella morale non la vuoi fare perché la stai facendo a te stesso, quella differenza è sostanziale per poter poi avere piena libertà di poter fare quello che vuoi, perché c'è un unico cretino nel cinema ed è il protagonista del film. Gli altri sono chiamati a fare un'operazione personale. Quanto ci assomiglio? Quanto c'è di mio là dentro? Ma io non lo faccio mai. Cioè, se uno vuole specchiarsi, lo fa. Altrimenti resta lì a guardare l'altro ipocrita. Ma siccome, come dire, il gioco del raccontare l'ipocrisia è tutto. Se racconti la tua è importante, c'è quella bellissima poesia di Baudelaire che chiude nei Fiori del Male, la prima lettura, la prima poesia al lettore, si conclude con, lui gliene dice di tutti i colori al lettore, gli dice che sei falso, che sei ipocrita, che fai questo, che fingi di lacrima, di piangere, perde, e poi finisce con ipocrita lettore, mio simile fratello. Ecco, quella fratellanza nell'ipocrisia, che non deve essere redentrice, non deve essere della serie libera tutti,
ma quel comune denominatore per migliorare, io credo che quello sia il motivo per il quale hai carta bianca per poter fare quel che vuoi e per poter dire quel che vuoi, perché ti si riconosce il fatto che lo dici contro di te. Allora, abbiamo degli spezzoni di film. Gennaro, perché le hai portato, quali hai portato, quali iniziamo a vedere? No, ho portato degli spezzoni di film perché l'idea di raccontare un po' quelli che sono stati quei film che mi hanno un po' segnato, che mi hanno raccontato delle cose belle, piacevoli, che mi hanno creato stimoli. E soprattutto che mi hanno fatto comprendere che anche la commedia non può nascondersi dietro le risate. Cioè, spesso noi abbiamo un'idea del ridere che è un po' aleatoria, cioè del tipo, sai, di fronte a un problema ci scappa una battuta e una risata e l'abbiamo sistemato. No, non è questa la commedia. La commedia è un modo di andare nel profondo di quel problema, prendendolo da un altro, proprio da un'altra prospettiva, da un altro sguardo. Se invece diventa una specie di, appunto, come spesso si dice, evasione, non va bene, perché dovresti evadere da un problema, lo dovresti affrontare, lo dovresti guardare in faccia e capire. E siccome spesso il cinema, quando guarda in faccia un problema, se lo fa drammaturgicamente cade nel retorico, nel moralistico, e la reazione del pubblico è quella di, come dire, di viverselo un po' del tipo e basta, ma pure tu mome mi devi stare a raccontare com'è la vita, no? C'è una presunzione che si condanna chiunque venga a dirci cos'è la vita, che ne sappiamo, la viviamo e pian piano prendiamo dei pali, ci spostiamo, ma non siamo i docenti dell'esistenza. E nel cinema lo è. Il cinema può creare, può aiutare nei dubbi delle cose, a risolvere qualche cosa, a vedere degli spiragli, no? Ad avere uno sguardo che diventa un po' più nitido, e la commedia serve a questo. Quindi questi spezzoni sono un po' quei film che mi hanno fatto capire delle cose, mi hanno fatto capire delle cose. Ad esempio, c'è un film molto bello che non è una commedia, che è Il generale della Rovere, penso che l'avete visto, e c'era una scena di quel film che a me mi ha sempre toccato, ed è una di quelle scene che secondo me è un evergreen di questo paese, che sarebbe bello che quella scena ogni tanto la riproponessero in televisione. Ed è la scena che, non so se conoscete il film Il generale della Rovere, è la storia di questo generale della Rovere che non è il generale della Rovere, è un uomo che i tedeschi fingono sia il generale della Rovere per riuscire all'interno di questo carcere a scoprire chi è il capo della resistenza. E quindi Vittorio De Sica, che è il finto generale della Rovere, è in questo carcere e deve dire ai tedeschi, affinché lui poi sia libero, chi è il famoso Roberto, capo dei partigiani, che è in carcere. Quindi il generale tedesco organizza l'esecuzione del mattino e la notte prima dell'esecuzione sono in questa cella 20 persone, ne devono essere fucilate 10, e il generale tedesco dice a De Sica: trovami chi è lui, perché prima della morte parlerà e si manifesterà a te che sei il generale della Rovere. E in questo scambio di questa notte c'è quest'uomo che dice una frase per me bella, e vi faccio vedere questo spezzone.
lui è il generale della Rovere e sta cercando chi può essere. Fratelli ebrei. Forse dovresti alzare il volume. Per noi, certo, non c'è niente da fare. Rivolgiamoci a Dio. Anima, anima, beemunash lemash, shehaborei barach shmo, hu yachid ve'en yachidut kamohu, ve'hu levado Adonai Eloheinu, haya hove ve'yeh. Re'e, shenishmoteinu mufkadot biyadecha, ve'amachelet netuna al tzavarenu, el nekamot al tishkach. Padre nostro che sei nel cielo, che sei in te, che ti canto, no? Santo, venga il tuo regno, santo, venga il regno, che ti faccia la tua volontà, 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 che ti No, la scena continua, eh. Abbiamo solo questa? No, questa è l'altra credo scena. Credo sia comodo. No, stop. Non ce l'hanno. Vabbè, pazienza. Allora ve la racconto. Avete visto la sequenza continua e avete visto che gli ebrei si sono riuniti in preghiera e c'era un signore accanto che dopo un po' griderà basta, io non ho fatto niente, non voglio morire. E si avvicina il signore che era con l'impermeabile bianco, che è Roberto, che gli dice: guardi che lei, proprio perché non ha fatto niente, sta morendo. Che è un modo di spiegare che quando abdichi a farti sentire, a farti ascoltare e a rivendicare cose ingiuste che ti stanno succedendo, stai morendo già. Ed è un passaggio molto bello, perché il dialogo che lui gli fa è molto molto importante, quando dice: lei dov'era quando succedeva questo e questo in questo paese? E quindi è un passaggio fantastico che per me, che faccio commedia, però ha significato molto, cioè della serie: dove siamo noi quando succede qualcosa in questo paese? Giriamo la testa dall'altra parte, lo sguardo da un'altra parte, facciamo finta che tanto non tocca a noi, alla fine ti tocca. Io quando ho fatto Quo Vado, il film, partiva da un concetto, vi sembrerà strano ma è così. Quo Vado nasce da questo. Quando io a casa, a Bari, a casa mia, metto il deumidificatore, è perché si stanno sciogliendo i ghiacciai in Norvegia. Quindi uno può guardare da Bari lo scioglimento dei ghiacciai del tipo: ma che ci importa? Non è roba per noi. No, perché quando io poi sono andato lì, uno dei ricercatori del CNR mi ha spiegato il motivo per il quale noi abbiamo un aumento della temperatura, perché lì, nel momento in cui si sciolgono i ghiacciai, la terra chiaramente tira fuori tutto CO2 e quindi è una specie di circolo vizioso. Quindi se una cosa che sta succedendo lì sta prendendo me qui, figurate una cosa che mi accade qui. E allora quel monito del tu cosa hai fatto, tu cosa fai, io me lo sono portato sempre dentro in commedia. C'è un problema in Italia,
l'intolleranza, la visione di certe cose politiche, così, tu cosa fai? Le approfondisci, le, non uso il termine combattere perché sembra, ma dici la tua. Ecco, la commedia serve a questo, non può essere una specie di passatempo. Certo, può capitare anche che sia un passatempo, ma se non ci metti dentro delle cariche, come dire, di pensiero, diventa una specie di cosa inutile che potevi fare tu o tanti altri. Una commedia è anche un gesto civile, ridere è anche una scelta di come fai ridere le persone, dandogli un motivo buono, valido, sano o giusto per buttarla in vacca. E siccome la commedia italiana spesso ha commesso questo errore e commette ancora l'errore di let it be, cioè chi se ne importa, è importante avere una commedia diversa. Ecco, noi ci siamo divertiti a fare una commedia che avesse anche un senso. Intanto che spero che il microfono sia pronto, così iniziamo a farlo passare se qualcuno ha delle domande. Te ne faccio un'altra, perché mi dicevi che qualche tuo film, o tutti, insomma, sono stati un po' tacciati di essere fin troppo positivi, cioè si respira una positività al limite del leggero, no? Dicevi che Serra ha anche scritto che questo è, insomma, accusando i tuoi film di questo aspetto. E allora, magari ritrovandolo anche in uno dei film che tu hai, in uno degli spezzoni che tu hai suggerito, che è quello dell'appartamento, no? Della possibilità comunque di uno sguardo positivo, che non è un ottimismo spensierato sulla realtà, ma una, forse un realismo, no? Allora, quello che ti chiedo, poi non so se vuoi legarci o meno lo spezzone, è da dove può nascere questo sguardo realmente positivo sulla vita, e quindi che si rispecchia poi in questi film. Allora, spesso l'unico alibi che è stato dato alla commedia italiana del Novecento, quindi la commedia degli anni 50-60, questa commedia che è stata sempre definita amara, cinica, l'unico alibi che è stato dato a questa commedia perché avesse un senso era perché prima c'era stata la guerra, e che quindi era una generazione che, provenendo da un'esperienza così drammatica, diciamo quasi per reazione, diciamo, avesse fatto la scelta di buttarla sul cinico, sull'amaro, cioè della serie, dopo quello che è accaduto, cosa vuoi raccontare più della vita? Secondo me è un alibi completamente fatiscente, cioè non funziona. Provo a spiegare il motivo, che è sempre nell'animo di chi guarda. Giuseppe Ungaretti nella Prima Guerra Mondiale è sul fronte, è al fronte, e quando incontra i soldati gli dice: di che reggimento siete? Fratelli. Quel fratelli è di un uomo che sa benissimo sgranare l'animo dell'uomo e trovarci anche in prima linea, in trincea, con, come racconta lui, i cadaveri accanto, i fratelli. Quindi noi abbiamo sempre da cercare il fratello, ma quel fratello perché io lo dovrei cercare nel cinismo? Il cinismo è diventato una specie di, come dire, di lascia passare. Chiaramente la provenienza lo sappiamo qual è: il nichilismo del Novecento,
sol questo possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, cioè tutta questa roba che è arrivata nel Novecento come valore, cioè il valore in una forma così arida e avida. Basta, è finito quel mondo, per fortuna il Novecento l'abbiamo alle spalle con tutta la sua letteratura orribile e anche con tutto il suo cinema, diciamo, discutibile. Quindi noi non siamo figli di quella roba lì. E soprattutto, come dire, è una questione sempre di sguardo. Non è l'ottimismo per l'ottimismo, che tra l'altro sarebbe anche una cosa anche un po' stucchevole, perché cioè, non è che ti metti a fare l'ottimista stupido. È un ottimismo che parte da un presupposto, che noi viviamo un tempo dove il futuro è sicuramente meglio del passato. Noi abbiamo sempre questa visione orribile delle nuove generazioni e i giovani peggiori dei padri, ma chi l'ha detto? I padri sono stati i peggiori nel Novecento, i peggiori padri. Ci sono delle generazioni che sono i peggiori padri, peggio non si potrà fare. Quindi io guardo a queste cose qua con un ottimismo dettato non da fatti, come da fatti concreti. Cioè, quando vedo i miei figli, vedo gli amici dei miei figli, vedo un futuro bello, al di là della narrazione che deve essere sempre negativa e pessimistica su questo paese, ma questa è una cosa che lo viviamo anche in questi giorni, cioè in questi giorni dove mi importa quel che accade relativamente, ma vogliamo guardare un aspetto positivo, che finalmente dei giovani che sono entrati in politica da pochi anni si relazionano con altri giovani che stanno in politica da più tempo per finalmente parlarsi. Al di là di quello che può accadere, ce ne frega niente, ma finalmente il dialogo, poi sarà zero, sarà uno, sarà niente, sarà tutto, ci importa niente, ma finalmente una nuova concezione anche dell'avversario. Cioè, se c'è il paese alla base di tutto, è il paese il tuo amico, non c'è avversario. C'è una differenza che sarà sostanziale, quindi i fatti diranno, ci spiace, amici come prima, anzi nemici come prima. Ma questo futuro migliore, io sono venuto qui per la prima volta, da 40 anni che si svolge il meeting, non ho tutto il tempo necessario, ma mi è bastato fare due volte un ingresso e un'uscita per incontrare storie fantastiche, meravigliose, che non conoscevo. Quindi perché io devo invece raccontare l'altro sempre in una forma del tipo che o è una fregatura o è sospetto? Cioè, questo paese si sta ammalando di sospetti, perché l'altro non è più visto come l'alterità, la positività, la comunità, ma è visto come una specie di nemico. Perché? Perché nei tempi dove c'è crisi economica, meglio avere una bocca in meno da sfamare. Questo è il vero elemento. Il cinema invece può rappresentare proprio quella possibilità di ritrovarsi in una sala a parlarsi, gente diversa tra loro. Questo, secondo me, non è un positivismo bieco, stupido, cretino, senza valore e senza fondamento, ma ripeto, è lo sguardo, è il tuo DNA. Se ce l'hai, ce l'hai, non è che lo improvvisi. Se hai una visione, io dico sempre una cosa che mia moglie ride di me, io dico: guarda che io la fede di un uomo la scopro dal sorriso, finito, basta, non ha bisogno di spiegarmi, di raccontarmi, non deve dirmi niente, a me basta che vedo come ride, come sorride, io capisco se là dentro c'è qualcun altro o no, finito.
Avete un microfono? C'è qualche domanda? Se no mandiamo il bellissimo spezzone. Una domanda là. Intanto prepariamo, se vuoi lo spezzone. Lo introduci? Sì. Ok. La domanda. Ho due domande. Primo, quando vedo i tuoi film mi colpisce questa genialità all'opera che non è normale, no? E quindi la prima domanda è, concretamente vorrei sapere come si costruisce, come si realizza questa opera geniale, cioè cosa fai tu e che cosa viene invece da Checco, come concretamente lavorate assieme. E una seconda domanda, che non vuole essere da giornalista, ma però è, come mai non replicate nel prossimo film di Checco? Come mai non lavorate assieme? Allora, sulla prima domanda insisto su questo concetto, ma è un fatto naturale il mio. Cioè, io sono nato e cresciuto in una famiglia ironica. Voi pensate che mia madre, una persona, credetemi, che nella sua vita avrà detto in tutto forse 30 parole, forse meno, e non ha mai fatto battute in vita sua, perché ci pensavamo già noi, mio padre, mio zio soprattutto. Quando gli ho raccontato di mio padre che aveva perso il posto di lavoro, poi invece mio padre fu assunto nelle ferrovie, e dopo qualche anno, noi abitavamo in una casa molto piccola, avevamo tanta gente, e allora mio padre disse a mia madre: troviamo una casa. E mia madre disse: ah beh, certo, sarebbe bello. E cominciò ad andare in giro a cercare appartamenti da comprare, e andai con lei a visitare uno di questi appartamenti, e questa signora ci fece vedere questo appartamento che aveva, noi avevamo 5 figli, aveva 2 camere da letto, quindi le mie sorelle, io, aveva l'altra camera da letto per i miei genitori, aveva addirittura 2 bagni e una cucina grande, abitabile. E mia madre vide questa casa, la strada era bella, e chiese il prezzo, e questa sparò una cifra che mai avremmo potuto permettere, cioè proprio era fuori dalla grazia di Dio. Vidi mia madre che gli crollò tutto, cioè, perché forse non aveva idea di quanto potesse costare quella casa, e quindi la vidi delusissima, proprio, credetemi, era una donna distrutta. E la signora che ci fece vedere la casa, la proprietaria, commise un errore madornale, perché di fronte a una donna così lascia perdere. Invece lei disse: sì, ma cos'è, non le piace la casa? E mia madre disse: no, per carità, è bella, ma però ha visto, signora, sì, il prezzo, ma è bella. E disse: sì, ma mia madre, voi immaginate, non la immaginate, ma immaginate una donna seria così, disse: sì, ma quella cucina è grande. Che già, e la signora rispose: beh, non è meglio. Disse: no, signora, perché se io do i soldi a lei, io che cavolo mangio? Che fu una cosa meravigliosa, perché in quel momento drammatico per lei, lei venne fuori con questo lampo che a me mi ha aiutato per tutta la vita, perché è in quel momento che serve la commedia. Cioè, è proprio in quel momento che devi scrivere. È proprio dove il dolore sta prendendo il sopravvento che tu devi dargli la spallata. Quindi scrivere, almeno per me, è naturale, cioè, come dire, non c'è nulla di costruito, parti e vai, così come chiaramente nel rapporto tra me e Checco parti e vai, perché c'è condivisione di alcuni aspetti della vita, perché anche Luca ha passato momenti particolari della sua vita,
e quindi ci riconosciamo questi momenti che, come dire, ti aiutano a crescere, no? Cioè, c'era quella bellissima canzone di Fossati, ad ogni acuto dolore segue una più acuta fantasia, no? Perché è quello il sale della commedia, cioè quando tu la riesci a tradurre. E poi si va avanti nella vita, ci si separa con amicizia e forse ci si ritrova con la stessa amicizia, si fanno cose diverse, ma sempre nel pieno dell'amicizia. Abbiamo gli ultimi 10 minuti. Facciamo vedere lo spezzone, cosa dici? Io direi di no, perché hai paura che non ha funzionato. Sia stato tagliato ulteriormente. No, credo che no, semmai vi faccio vedere nel finale. Quando abbiamo detto spezzone, spezzoni, che... spezzoni è stato inteso, si vede proprio. Sì, proprio di spezzare. Ah. No, poi alla fine, diciamo, vi farò vedere quella che io ritengo la scena più bella che sia stata mai realizzata dal cinema italiano. Ma per me, attenzione, voglio dire. Allora, all'inizio ha detto che non cerca mai di intercettare il gusto, no? Nella cinematografia. Trova per caso un parallelismo tra questo cercare di sempre rincorrere il gusto e come una cosa che accade molto spesso tra le persone della mia età e più grandi, sempre tra i giovani parliamo, questo intercettare sempre il di più, la popolarità, questa cosa che ti rende più bello, più figo, come dire. Ma c'è sempre stato, c'è sempre stato. Io rivedo il mio figlio che ha 15 anni, le scemitudini mie, cioè non è che c'è un obbligo a quell'età, o sei scemo o vai curato. Cioè io a 15 anni, se non fossi stato cretino, mi dovevano curare. Perché è naturale, cioè devi avere delle pecche, dei limiti, però poi devi anche avere una famiglia intorno a te che deve avere il senso critico, il giudizio critico e anche invitarti a dire guarda che forse sta cosa non è tutto sta fine nel mondo. Però ti posso garantire che quando io ero ragazzino, io ho 56 anni, quindi se c'è qualche coetaneo alzi la mano e confermi, altrimenti mi fa fare una brutta view. Noi facevamo la corsa al jeans. Da noi il jeans era uguale come oggi, cioè la logica era sempre, cioè era sempre legata a quella roba là. È chiaro che cos'è cambiato fondamentalmente? Il popolo è diventato consumatore. È tutto là. Ha abdicato a essere popolo. Io ero orgoglioso di essere popolo. Io sono nato e cresciuto in un quartiere per la periferia di Bari, ahimè, trattato come il peggiore, il quartiere Libertà. Poi arrivò uno che era peggiore di noi, il San Paolo, e noi tutti a fare a quelli del San Paolo, perché eravamo migliorati noi, c'eravamo cresciuti noi eravamo diventati elite. Quelli avevano preso l'eredità nostra, avevamo passato il testimone della sfigaggine più totale. I segnali c'erano che si sarebbe andati sempre più verso il consumo, il consumismo. Il vero vincitore tra capitalismo e comunismo ha vinto il consumismo. È chiaro che però anche qui la narrazione è sbagliata, cioè non è che tutti questi fanno... Calma, attenzione. Quindi io non vedo queste differenze così apocalittiche tra quello che accade oggi, anche la voglia di diventare qualcuno. Beh, ti posso garantire che ai miei tempi io vedevo dei miei amici che il giorno dopo che avevano imparato a fare il giro di do alla chitarra volevano fare i cantautori, volevano già fare canzoni, scrivere canzoni, fare dischi, già si facevano le copertine. Che dici, non mi faccio questa copertina dove c'ho la chitarra? Quindi c'è sempre stato. Io una cosa però trovo più bella oggi, che sono più alla luce del sole. Certi sentimenti, per quanto errati,
io li vedo più esposti, più dichiarati. E questo mi fa apprezzare mio figlio quando mi dice alcune cose, perché permette anche a me di dichiararmi, no? Invece all'epoca da noi era tutto un po' più meno detto, no? Forse i miei non possono capire, forse... Io vedo delle belle aperture, delle belle possibilità, soprattutto per la commedia, di divertirsi su questo. L'ultima. Okay. Ciao. Senti, ci puoi fare anche altri 2 o 3 esempi di cose che ti sono venute incontro e sulle quali hai posato lo sguardo e hai detto su questa vale la pena farci un film? Su vale la pena farci un film non lo so, sulle cose che mi hanno indotto a fare questo mestiere forse. La prima, mio padre che si svegliava alle 5, ho capito che non potevo fare quei lavori. Non era per me, non ce la facevo. Nonostante facendo cinema spesso tu ti alzi ugualmente, sì, alle 5. Sì, sì. Però era tosta. E soprattutto, come dire, a proposito di sguardo, intercettare lo sguardo di mio padre verso di me era già un cambio proprio di paradigma. Sai, l'ho detto in un'intervista che è venuta fuori oggi, quando tu scrivi una cosa, almeno a me capita, di pensare davvero di partecipare ad una specie di miglioramento dell'umanità. E so dentro di me che è una cavolata pazzesca, è una stupidaggine incredibile, è proprio presunzione, arroganza, so che è tutto questo, ma a me serve quella roba là. Altrimenti io dall'altra parte ho la certezza che le mie commedie servono al cinema per vendere bibite e popcorn. Io sto in mezzo e devo prendere una scelta. La mia scelta non può che essere quella di pensare davvero che tutte le volte che faccio qualcosa, piccola, 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 sto facendo una cosa che serve. È un'illusione che a me serve come il pane. Quindi tutte le volte che guardi qualcosa hai la presunzione di pensare, e se non la racconto io chi la racconta? Abbiamo visto la mostra di Tony Vaccaro. Quelle fotografie, se non le avesse fatte lui, non c'era storia, non le avresti avute più. E non è solo la mia storia, è la tua storia, la sua storia, cioè tutti siamo potenzialmente custodi di storie e di vicende da raccontare e da testimoniare, quindi lo sguardo è uno sguardo attivo per tutti. Io non faccio parte, cioè non prendo posto il mio sguardo il posto del tuo, no, è il nostro sguardo. Io ho cercato di portarlo avanti e mi ha aiutato molto il pensiero davvero folle, stupido, presuntuoso e arrogante, che se non l'avessi fatto io chi lo fa? Però mi è servito tanto guardare le cose sempre pensando, beh, devo farlo, devo raccontare questa storia, devo raccontarla, devo mettere in piedi questa cosa qua, non importa, devo farlo. Un'illusione senza senso, però per me ha un senso importante, muove tutto il mio lavoro, altrimenti diventerebbe, tra virgolette, un lavoro, un mestiere, ma dove, come dice il poeta, senza il cuore la saggezza è un gioco. Sì, metti le cose messe bene, le sistemate, ma lo avvertireste subito che non c'è niente. C'è un passaggio, è come quando vedete tanti film che non vi lasciano niente perché sono stati fatti per fondamento, cioè lì non c'è come nel mio caso l'illusione e la disillusione, lì c'è tutta una disillusione, cioè popcorn e bibite. Io mi illudo e questa illusione mi aiuta anche il direttore della mia banca, devo dire la verità, aiuta anche lui. Grazie.
Allora ringraziamo doppiamente Gennaro per essere venuto qui, anzi essere partito il 23 luglio la prima volta e il 23 agosto, perché era partito la prima volta il 23 di luglio, quello che diceva prima, e di essere venuto qui con noi oggi, grazie mille. Grazie davvero. Vi voglio far vedere, vi lascio con questa immagine che a proposito di quello che raccontavamo. Prego, si accomodi pure. No, è quello della di è quello di Fellini. È la scena finale delle notti di Cabiria. Vi racconto la storia rapidamente. Cabiria è una prostituta, fa la vita, è ormai disillusa della vita, batte, fa questa vita qui, fino a un giorno che incontra un ragioniere che mostra un grande amore per lei, si innamora di lei e lei raccoglie tutti i soldi per andare via con lui e rifarsi una vita. È meravigliosamente contenta, saluta la sua amica del cuore e va, cambia vita. Lui la va a prendere, vanno fuori città, invece lui la deruba, gli toglie tutti i soldi e va via. E Cabiria, straziata dal dolore e dal pianto, resta per terra in questa campagna e si addormenta, e a un certo punto si sveglia, e questa è la scena finale del film. Con un sorriso, senza dire una parola, ritorna alla vita con un sorriso. Secondo me questa è una delle scene più belle della storia.